Benvenuti in Austria, decimo appuntamento della seconda stagione della carriera pilota su F1-23 con GM7, il pilota più forte del mondo. Questa è la classifica, siamo al quinto posto con 115, comanda Super Max Verstappen a 132, ma come potete vedere la classifica è molto corta, infatti Leclerc si trova a soli 2 punti da Super Max. Prima di iniziare però, cosa molto importante, io vi chiedo di lasciare un bel mi piace per continuare a supportare questa carriera e soprattutto se volete vedere il prossimo video subito domani sera alle ore 19:30. Mi raccomando ragazzi, il vostro like è fondamentale per la serie. Detto questo, possiamo subito iniziare. Siamo in Austria e sono veramente preoccupato perché ho fatto le prove libere sotto il diluvio universale, quindi praticamente è come se non le avessi fatte. Abbiamo le qualifiche un po' sotto il sole, un po' sotto la pioggia, poi gara sprint e gara con 25G. Non perdiamo tempo, andiamo subito dentro Q1, Q2, Q3 per la sprint. La vedo veramente, veramente male. Andiamo. Si parte subito con le gomme intermedie. Allora, secondo me, signori, qui ci sono i presupposti anche per fare il secondo giro con le gomme soft. Però non lo so, vediamo. Intanto mettiamo comunque un tempo con le gomme intermedie, così lo paragoniamo anche agli altri tempi. Primo giro appena finito, vediamo un po'. Siamo secondi a 13 millesimi da Hamilton. Bel giro, cavolo, bel giro. Torniamo al garage. Potrebbe anche bastare, mamma mia che giro, porca miseria. Potrebbe anche bastare, però bisogna vedere se c'è la possibilità di fare un giro con gomma soft, perché altrimenti tutti i tempi sono da rifare. Mi dicono che la gomma soft non è buona, ancora, quindi dovrebbe bastare il giro che abbiamo fatto. Ok, va bene, possiamo anche non entrare, infatti non entrano neanche quelli che sono più o meno vicino a noi con i tempi. Ok, Q1 superata, sono contento, cavolo, non me l'aspettavo. Terzo tempo a 1:10.94 da George Russell, un po' in difficoltà Leclerc. Anche il primo giro della Q2, secondo la scuderia, va fatto con le gomme intermedie, e quindi facciamolo. Bello, molto bello, cavolo, eh. Meglio di prima, secondo me meglio di prima. Infatti sì, 1:12.3, giro veramente clamoroso, ragazzi, clamoroso. Siamo sempre a difficoltà 86, 86 per le qualifiche, 82 per la gara. Veramente giro molto molto buono. Qui però ci sono i presupposti forse per fare il secondo giro con gomma soft. Vediamo, abbiamo dato 6 decimi a Hamilton. Mamma mia, ragazzi, stiamo volando con le intermedie. Ma io non ho, secondo me, tutto questo gap con le gomme soft. Allora, vediamo se Hamilton entra, eh. Vediamo se Hamilton entra. Entra, allora, entra Leclerc. Non entra Hamilton. E le gomme, no, 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 ragazzi, è ancora da gomma intermedia la pista, quindi vuol dire che siamo safe. Bene, come siamo andati? Oh mio Dio, oh mio Dio, abbiamo rischiato, ragazzi. Porca vacca. Perché secondo me la pista si è asciugata tanto. Era ancora da intermedia, però si è asciugata tantissimo, secondo me. Abbiamo rischiato un botto. Mamma mia, 5 decimi di differenza. Andiamo alla Q3. Allora, io non penso di avere tutto questo distacco con gomma soft, eh. In questo momento è quasi da soft. È quasi da soft. Io la provo con la soft, ragazzi. Io la provo subito con la soft. Anzi, aspettiamo 2 minuti. 9 piloti sono entrati, ma posso vedere con che gomma sono entrati, no? Con l'intermedia, tutti con l'intermedia. Qui lo posso vedere, sono dentro tutti con l'intermedia. Io il giro con l'intermedia neanche lo faccio, sapete? Infatti già adesso vado a perdere. Ok, adesso è da soft, ragazzi. Adesso è da soft, potrei anche forse fare 2 giri, eh. Verstappen è entrato con le soft intanto. No, Verstappen è ancora con l'intermedia. Ok, raga, vediamo se riusciamo a fare 2 giri. Secondo me ce la facciamo, perché la pista è molto corta. Quindi, secondo me ce la possiamo fare. 5 minuti e 24, ce la faccio a fare 2 giri? Non lo so, spero di sì, non li posso fare di fila. Devo rientrare e mettere gomma nuova. Qui ci sarà un'evoluzione della pista incredibile, in 5 minuti. Quindi bisogna per forza di cose fare anche il secondo giro. Quanto è bello guidare con gomma soft dopo che hai guidato con gomma intermedia, oppure con gomma wet, con la gomma da bagnato. Bel giro ragazzi, bel giro. Ovviamente è il miglior giro perché tutti gli altri erano con gomma intermedia. 1:09. Andiamo subito dentro e speriamo di avere anche a disposizione il tempo per fare il secondo tentativo. Vediamo, quanto tempo manca? 2 minuti e 27. Al volo, ragazzi, al volo. Gomma nuova, al volo. Vediamo gli altri se hanno fatto già il giro. No, lo stanno facendo adesso. È tanto il gap, eh. È tanto, 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 tanto. Direi che possiamo entrare adesso con gomma nuova. Siamo stati superati da Russell. Adesso arriva anche Verstappen dietro. Vediamo se fa il tempo Verstappen. No, era Perez.
Ci supera anche Perez. Ok, concentrati ragazzi, concentrati. Giro della vita, ovviamente con evoluzione di pista. Quindi cerchiamo di fare bene. Kevin Magnussen, Verstappen adesso. Incredibile, si stanno migliorando tutti. Mi sto migliorando però anche io, anche di tanto. Di 6 decimi ci stiamo migliorando. Siamo noni comunque, incredibile. Pensavo di aver fatto un bel giro, ma qua è tutta evoluzione di pista secondo me, eh. È tutta evoluzione di pista. 7 decimi il delta. Fucsia del secondo settore, signori. Fucsia per GM7 che sta volando. Delta positivo di un secondo e uno. Vola ragazzi, vola. Vola GM7 in casa della Red Bull. Comanda GM7. Scodiamo un po' alla fine, perdiamo forse qualcosina. Tagliamo il traguardo con... Oh, è Paul. Ma in che senso? Ma come settimo? 8 decimi. Primo posto per Tsunoda. Come ha fatto Tsunoda a fare quel giro? Ragazzi, oh, qua c'è qualcosa che non va. Ok, siamo a 3 decimi, 2 decimi da Hamilton e Verstappen. E ci può anche stare perché ho perso qualcosina. Non ho fatto il giro perfetto. Ma come cavolo ha fatto Tsunoda a fare 1,7? Ma c'è qua c'è qualcosa che non va, eh? Mamma mia. Non me l'aspettavo, ragazzi. Mi aspettavo una pole. Incredibile. È tutto pronto, signori. È il giorno della gara sprint. La griglia di partenza l'abbiamo vista già con un super Yuki Tsunoda che si prende la pole position. Allora, guardiamo subito la strategia, perché o andiamo con gomma soft o andiamo con gomma media. Non cambia assolutamente niente. In passato però ho fatto l'errore di scegliere gomma media. Questa volta invece scelgo la gomma rossa, così poi in gara possiamo partire con gomma media. Questa è la strategia. Abbasso un po' il carico del serbatoio, facciamo 8.5. E ci siamo, signori. Qui è facile superare. Ci sono 3 zone di RS attaccate, quindi ci sono buone probabilità di fare un'ottima rimonta. Siamo ragazzi, ci siamo. Siamo settimi come GM7, come il nostro numero. Semaforo rosso e via 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 via. Subito buonissima partita di GM7 che deve passare in mezzo. Attenzione qua, andiamo sull'esterno, andiamo qui, andiamo a sinistra. Occhio perché bisogna alzare il piede, qui loro frenano. Russell si butta dentro, prova un incrocio a Stolopiteco che ci sta tutto. Ci sta tutto e superiamo anche Giorgino Russell. Bella partenza, cavolo. Bella partita, signori di GM7. In questo momento Tsunoda mantiene ancora la prima posizione. C'è Magnussen che attacca Hamilton, una super Aston Martin. Comunque, un po' largo qui. Un po' largo, porca miseria. Attenzione perché mi attacca Russell. Ho sbagliato, porca miseria. È un po' largo, c'è anche una bandiera gialla. Attenzione perché mi attacca anche Perez. Molto male Leclerc, bruttissima partita di Leclerc. Non so dove sia finito. Molto male qui GM7, ho sbagliato. Cioè, perché purtroppo quando ho i piloti davanti faccio fatica a calcolare i tempi di frenata, perché per evitare Magnussen sono dovuto praticamente andare tutto a sinistra. Cavolo, porca miseria, peccato perché avevamo fatto un bellissimo sorpasso Giorgino Russell. Peccato ragazzi, peccato. Attenzione perché c'è Perez dietro, fortunatamente non c'è ancora DRS, quindi abbiamo tempo per riuscire a recuperare un attimo il gap che abbiamo da Russell, che è con gomma media, raga, eh. Attenzione, Russell con gomma media, che possiamo approfittare in questi giri. Perez attaccatissimo ragazzi in questo momento. Piano 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 piano, un po' largo qui. Ok, utilizzo un po' di ERS perché Perez di sicuro ci prova. Yuki Tsunoda che mantiene la prima posizione in questo momento, eh. Porca vacca, complimenti, complimenti all'Aston Martin, complimenti a Yuki Tsunoda. Mi attacca Perez, prende tutta quanta la scia, va dentro. No, ok, non andare dentro che devo fare la curva così sul cordolo. Per favore Perez, non mi attaccare. Ho recuperato forse qualcosina, non è vero. Qui signori, per forza di cose, qualche taglio devo farlo, perché se quando abbiamo solo la gara normale riesco a fare magari anche un video senza tagli, così faccio vedere tutta quanta la gara. Però qui che c'è anche la gara sprint, ragazzi, verrebbe un più di 50 minuti. Quindi qualcosina purtroppo vi devo tagliare, almeno nella sprint. Non riesco purtroppo, giro veloce per Max Verstappen, non riesco purtroppo a prendere DRS. DRS abilitato, ci prova Perez, attenzione qua, ci prova. Io provo a difendermi, quasi lo lascio passare. Attenzione Perez, va dentro, ruota ruota, contatto. Contatto con Perez e poi forse perde anche la posizione perché arriva Sainz. Attenzione qua, attivo l'ERS. Non ce la faccio, raga. Contatto tra me e Perez. Attenzione qua perché c'è anche Sainz che si infila. Abbiamo DRS però, io e Sainz. Ok, lo mando largo. Attivo l'ERS, ma il DRS sì, mi serve, ma sta scappando Perez. Sto facendo fatica, eh. Sto facendo veramente tanta fatica. Non me l'aspettavo, cavolo, porca miseria. Ero convinto di riuscire a prendere il DRS di Perez, di Russell. E invece guardate quanto è scappato Russell con gomma media. È scappato veramente un botto. C'è Leclerc che intanto supera il suo ex compagno di squadra. Ok, ora devo superare Perez io, Devo stare attaccato, raga, devo stare attaccato. Qui c'è un degrado della gomma pazzesco. Devo stare attaccatissimo perché ce l'ho, Devo almeno prendere la sesta posizione. Siamo partiti settimi, non possiamo terminare settimi, porca miseria. Attenzione qua alla frenata, La faccio sempre un po' larga, ho sbagliato.
Ok, vediamo come esco da qui. Tocchino al cordolo e DRS attivo, spalanca la Gem 7. Non utilizzo l'ERS perché il sorpasso non lo voglio fare qui, lo voglio fare dopo. Devo uscire bene da questa curva, eh. Stiamo attenti che loro frenano veramente presto. Ok, sono attaccatissimo qui forse. Ho perso qualcosina in uscita, attivo un po' l'ERS qui. È difficile, raga, eh. È molto molto difficile, però tutta quanta la scia. Non ce la faccio, vola la Red Bull, eh. Mamma mia, Perez difende l'interno. Perez difende l'interno. Potrebbe andare largo. No, niente, niente, niente. Lo fa bene Perez. Lo fa bene quel pezzo. Utilizza ancora DRS. Mamma mia, sta scappando. C'è Magnussen. Russell ha superato Magnussen. Forse era meglio partire con gomma media. Raga, con gomma media in questo momento forse avremmo avuto un pizzico di velocità in più rispetto a Perez e Leclerc, che ha attaccato dietro a 8 decimi. Attaccatissimo qua, ragazzi, devo stare attento, però fa tipo un botto con la gomma, porca di quella miseria, io la gomma rossa non la sopporto per tanto tempo. Calma, 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 voglio un attimo vedere come si è messa a livello di condizioni. 11%, beh, in realtà ci siamo ancora, la gomma non è messa male, anzi, piano qui dentro. Ok, dentro, cocchettino a cordolo e via, DRS attivo, siamo al quarto giro, DRS attivo. Con tutto il DRS io comunque non mi riesco neanche ad avvicinare, Cioè, incredibile. Attenzione qua che frena prima, Perez. Dentro, lo tocco un pochettino. Mamma mia, però Perez devi frenare dopo, porca miseria. Attivo l'ERS, attivo l'ERS, attivo l'ERS, adesso ce l'ho. Adesso ce l'ho, prendo tutta quanta la scia. Ok, vado a sinistra. E Perez però è all'interno. Io passo, passo. Tocchino il cordolo e si va. Super sorpasso su Perez, mi dispiace averlo toccato prima. Ovviamente non l'ho danneggiato. Il sorpasso poi è stato regolare. Però frenano veramente presto questi qua. Non capisco perché. Pure la difficoltà non è bassa. Cioè 82 penso che sia una difficoltà già abbastanza onesta, no? Perché mi ricordo che quando giocavo l'anno scorso a difficoltà tipo 31, molti mi dicevano: Giuse, loro frenano veramente presto perché perché la difficoltà è bassa. Fucsia qua, Fucsia nel secondo settore. Perché la difficoltà è bassa, è per questo motivo. Intanto sto volando adesso, 1-1. Ho tolto anche DRS a Perez, molto molto bene. Forse loro, non lo so, stanno avendo un degrado gomma pesante, non lo so ragazzi, non lo so. 2-4 Magnussen, forse si può prendere Fucsia nel secondo settore. Giro veloce per GM7. Straordinario GM7, straordinario. Tocco al cordolo e via. Siamo al sesto giro. Ma penso di non avere Magnussen, 1-7 Perez, 1-8 Perez. Forse danneggiato anche in fastidio, forse da Leclerc, dal predestinato. Forza Leclerc, forza, io l'ho passato. Se l'ho passato io puoi passarlo anche tu. Brutto questo pezzo, 2-5. Penso di non avere il sorpasso su Magnussen, Ci sono troppi pochi giri per fare il sorpasso. Sto allungando però tantissimo su Perez. Non so se abbia un problema, ma non penso. Forse l'ho danneggiato io, ma no, non credo ragazzi. Me l'avrebbero detto. Anche perché sto accorciando un po' anche da Magnussen. Quindi 2-4. Devo prendere DRS, se prendo DRS forse ce la faccio, ma penso che sia impossibile. 2-3 in questo momento no, ho sbagliato la curva quindi l'ho perso di nuovo. Cerco di concentrarmi signori e vedere se riesco a prenderlo. 2-3, secondo me 5-6 giri e ce l'ho, secondo me. Peccato che non li abbiamo questi 5-6 giri. Sapete qual è il problema? È che Magnussen ha DRS di Russell. È per questo motivo che non riesco a prenderlo. Perez lo sto praticamente distaccando sempre di più. Madonna mia, siamo pazzi, porca miseria. Ultimo giro, dai, ultimo giro, gestiamo, cerchiamo di non spingere più. 22% di usura delle gomme, cerchiamo di gestire, cerchiamo di stare tranquilli perché tanto, intanto Leclerc passa Perez, bravo Leclerc, adesso cerca di resistere. E niente, ultimo giro, mi aspettavo qualcosina in più, sono sincero, mi aspettavo qualcosina in più. Peccato, attenzione qua, ok, piano. Allora, cerchiamo di gestire qua l'ultimo giro, di non fare sciocchezze e di partire poi sesti domani nel giorno della gara, dove si fanno poi i punti, quelli veri, quelli importanti, quelli che contano, quelli pesanti, quelli che fanno la differenza. Vince Tsunoda! È incredibile, ragazzi, è incredibile! Vince Yuki Tsunoda, ma come cavolo è possibile? Cioè, questa Aston Martin sta volando, porca di quella miseria, GG per loro! Pilota del giorno, però, è sempre lui, è sempre GM7. Secondo posto per Verstappen, comunque, Kevin Magnussen chiude al quinto, Leclerc è riuscito a superare Perez,
bravissimo, ha mantenuto anche la posizione. Poi Russell e Hamilton, le due Mercedes attaccate. Ci portiamo a casa 3 punti, Tsunoda se ne porta a casa 8. È tutto pronto signori, questa è la griglia di partenza. Nessuna penalità, l'abbiamo vista già prima. Ancora primo posto per Yuki Tsunoda, secondo posto per Super Max Verstappen. Noi partiamo sesti, abbiamo recuperato una posizione. Adesso però dobbiamo recuperarne ancora di più. Per quanto riguarda la strategia, loro mi consigliano di partire con gomma rossa. Attenzione anche alla strategia che prevede l'inizio con gomma bianca, che a quanto pare dura di più della gomma, dura di meno della gomma gialla. Io queste cose non le capisco ragazzi. Comunque modifichiamo la strategia, perché potremmo anche partire con gomma rossa, perché io voglio fare un undercut signori. Su questo gioco l'undercut è potentissimo. Possiamo fare 8 giri con gomma rossa, oppure se metto le medie, se metto le bianche qui e parto con gomma media. Eh no, secondo loro non va bene. Allora facciamo così, 8-17. Però 17 giri con gomma media sono veramente tanti, eh. Vabbè, ci proviamo comunque. 8-17, però ovviamente con la possibilità di allungare il più possibile il primo stint. Più l'allunghiamo meglio è, fino ad arrivare a 11-14. Io comunque lo setto già a 8-17, così ce l'ho già pronto e possiamo poi entrare quando vogliamo. Per quanto riguarda invece il carico del serbatoio, sono 25 giri, quindi possiamo fare 25.5. E ci siamo signori, finalmente è il giorno della gara. Siamo ragazzi, ci siamo. Voglio una grande gara, voglio una grandissima gara, porca miseria. Semaforo rosso, siamo sesti. A sinistra c'è Kevin Magnussen, davanti c'è Russell. Semaforo rosso e piede sull'acceleratore. Grandissima partenza di James Hamilton, che attiva adesso il ritardo. Vediamo se riusciamo ad andare all'interno. Ecco, è difficile però fare la curva così, Devo allargarmi un pochettino. Ruota a ruota con Magnussen. Attenzione perché c'è un'ottima partita di Leclerc. Recuperiamo la posizione su Magnussen, però perdiamo la posizione su Leclerc. Qui signori, secondo me chi parte a sinistra è avvantaggiato, perché attenzione qua che loro frenano tardissimo. Cioè loro frenano presto, staccata con Leclerc. E qui ci sarà forse da discutere in casa Ferrari. E invece no, perché Leclerc passa. Bandiera gialla signori, bandiera gialla. Invece no, tutto a posto, tutto a posto, tutto a posto, tutto a posto. Sesti ragazzi, sesti. Siamo riusciti a recuperare una posizione, però poi l'abbiamo persa per colpa tra virgolette di Leclerc, che ha fatto una grandissima partenza. Attenzione qua, cerchiamo di restare agganciati, però tutti quanti. Magnussen con gomma bianca. Ah, ecco perché, ecco perché ragazzi, ecco perché ha avuto questa partenza un po' lenta. Magnussen con gomma bianca, tutti quanti con gomma rossa. Tutti quanti che vogliono fare l'undercut. Io non lo so, non lo so. Secondo me la gomma bianca finale ci potrebbe anche stare. Comunque restiamo concentrati. Devo assolutamente togliere DRS a Magnussen, ma penso che non ci siano problemi visto che è con gomma rossa. E poi devo assolutamente cercare di restare attaccato. Attenzione perché davanti succede qualcosa con tutti quanti che si toccano. C'è un Verstappen che passa Russell. Attenzione qui, prendo la scia di 4 piloti contemporaneamente. Occhio a Verstappen che frena. Leclerc va dentro, occhio, la mantengo e faccio il sorpasso su Leclerc. Grandissimo James Hamilton qui. Mamma mia, Verstappen e Russell hanno rallentato tantissimo. E infatti ancora adesso, signori, mamma mia, che partenza incredibile. Che partenza incredibile, attenzione qua, James Hamilton va dentro. Alzo un po' troppo il piede presto. Vediamo se riesco a fare la larga, così magari esco con più velocità. È difficile, è difficile, è difficile. Mamma mia, che lotta ragazzi, che lotta, che lotta, che lotta. Prendo tutta quanta la scia di Russell, sto consumando tutto l'S però. Non va bene, non va bene, non va bene, non va bene. È più impossibile. Andiamo dentro, andiamo così all'esterno. Andiamo all'esterno. Verstappen vuole fare la stessa cosa nostra. Attenzione, qui c'è un contatto. C'è un contatto, ragazzi, c'è un contatto. Mamma mia, ragazzi, che primo giro, anzi, che secondo giro. Incredibile. Prova ad andare dentro, alzo il piede. Basta, 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 basta. Piano, 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 piano. Alziamo il piede. Troppi rischi, ragazzi, troppi rischi contemporaneamente. Mamma mia, che partenza, porca miseria. Che inizio, che inizio. Allora, calmi. Cerchiamo di riconnettere il cervello. Mamma mia, un po' largo qua, un po' largo, un po' largo, un po' largo. Occhio qui, tocchino al cordolo, quasi al muro. E via in velocità. Russell prende tutta quanta la scia di Verstappen. E quindi ci può provare. Giro veloce per Hamilton, che si trova forse al primo posto. Attenzione perché Russell ci prova. Va all'esterno con Verstappen dentro. Ok, dentro così, attivo l'ERS. Vado via, vado via, vado via, vado via. Super, 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 super GM7. Occhio perché Russell non ha DRS. E quindi possiamo, no, spalancala anche Giorgino Russell. Attenzione qui, io vado dentro. Vado dentro, Russell la chiude. Occhio che ha DRS qui, mi sa che ce l'ha lui, Mi sa che ce l'ha lui. Vediamo chi ce l'ha il DRS, mi sa che ce l'ha lui. Sì, ce l'ha lui, perché la linea già bianca era dietro. Però riusciamo comunque a tenere. Terzo posto, davanti a noi c'è Hamilton. Sempre con gomma rossa. E occhio perché Hamilton non sta scappando, Viene brutalmente rallentato da Tsunoda. Mamma mia ragazzi, che gara di GM7. Cioè veramente, abbiamo sfruttato il momento giusto per superare. Gara di intelligenza tattica incredibile, perché abbiamo corso sì qualche rischio, però avete visto come ho sfruttato il momento in cui Verstappen aveva rallentato per riuscire poi a fare il sorpasso di lui. Mamma mia, grandissima partenza di GM7. Prevedo un calo della gomma tra pochissimo,
Però noi faremo un grandissimo undercut, piano dentro così e fuori come un'anguilla. Dentro così e fuori come un'anguilla. Tre settori verdi, giro veloce per GM7. Nessun fucsia, com'è possibile? Come ho fatto a fare il giro veloce senza nessun fucsia? Piano, 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 piano. Ok, 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 ok. Dietro però c'è Russell che ha avuto DRS, eh. Io devo prendere assolutamente DRS. No! Prova DRS, incredibile. No, non ci credo, raga. No, non ci credo. Mi è successa la stessa cosa identica l'anno scorso qui, sempre in Austria. Non ci credo, raga. Cioè, è fatta apposta, È fatta apposta, raga. È fatta apposta. Non c'ho DRS. Non c'ho DRS. Non so come difendermi adesso. Cioè, in realtà non ce l'avrei neanche cioè, nel senso, adesso neanche ce l'ho. Però, se Russell mi supera, io non posso controsuperarlo. Quindi vuol dire che bisogna dare tutto adesso, raga. È tutto quello che abbiamo adesso. Mamma mia, durerà abbastanza, Mi ricordo che l'anno scorso, cioè l'anno scorso intendo la passata stagione, nella vita reale, un mese fa, 20 giorni fa, 23 giorni fa per l'esattezza. Occhio, piano, 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 è durato abbastanza, È durato anche 4-5 giri. Quindi, non lo so, 7 decimi comunque c'è, cioè, anche Verstappen con gomma bianca. Raga, per me la gomma bianca ci sta, Cioè, addirittura questi qua della scuderia mi dicevano che con gomma bianca perdevo tantissimo. Ma sapete che vi dico? Io per adesso setto la gomma bianca. Poi vediamo un po' come va. Nuova strategia qua, mi stanno contattando. Cosa mi stanno dicendo qua che mi fate distrarre? Porca miseria. Piano così in uscita, piano. Attaccatissimo Russell che ha preso praticamente nel DRS. Non sono riuscito a toglierlo. Perché mi propongono un cambio strategia? Perché sosta una e mettere la gomma media? No, no, ma che cosa stavo... Ma porca miseria. Quando lo vedete? Devo spostare la webcam, In tanti me l'avete detto. Fatemi, no, non devo confermare niente. Manteniamo la strategia attuale. Porca di quella misera, mi state facendo confondere. Manteniamo la strategia attuale. Porca di quella vacca. Mannaggia la vacca indiana, mannaggia. Mi state facendo confondere. Tre decimi, Russell attaccatissimo. Allora, adesso forse ho rimesso la gomma bianca. Cioè, ho rimesso la gomma media. Vabbè, nel rettilineo ci guardo. Il DRS è ancora rotto, ragazzi. Tre decimi, attaccatissimo Russell. Quindi, anche se riuscissi a prendere il DRS da Tsunoda, comunque sarebbe inutile. Riesco forse ad allungare qui un po'. 4 decimi, 3,84. No, Russell mi passa, signori. Russell mi passa qui, a meno che non riesco ad uscire molto bene da questa curva. Toccando anche un po' il cordolo. Largo qui, largo, largo. Attenzione al track limit qua. Limits, come cavolo si dice? Attenzione qua. Gomma bianca, sì. Gomma bianca. Giorgio Vesi, buonanotte. Giro veloce per Verstappen. E giro veloce anche per George Russell. Verstappen funziona, ragazzi. Funziona la gomma bianca. La gomma bianca funziona, ho utilizzato tutto quanto l'ERS. DRS è ancora danneggiato. Ma non mi piace, ragazzi, non mi piace. Attenzione qua, prova a difendere la posizione su Russell. Infatti riusciamo a difendere la grande. Tocchino al cordolo, stretti e via così. Ma Russell ha ancora DRS. Io non so come difendermi, ragazzi. Non so come difendermi. Sono quasi tentato di entrare adesso e mettere gomma bianca e poi tirare dritto con la bianca e fare un undercut incredibile. Perché tanto se non ho DRS qui perdo. Attenzione perché Russell ha 9 decimi, Russell a 9 decimi, 9,5. Il secondo settore di solito lo faccio bene, quindi se riesco a farlo bene anche adesso. No, 8,64, 9,1. Attenzione, verde anche nel secondo settore, ragazzi. Mi sto migliorando, ma sta gomma rossa funziona, Porca vacca, doppio settore verde senza DRS, senza praticamente nulla. 9 decimi, però anche la gomma bianca funziona, perché avete visto che Verstappen ha fatto il giro veloce con gomma bianca. Mamma mia. Funziona, raga, la bianca, Per me la bianca funziona. Giro veloce per GM7, no. Però siamo molto vicini al mio giro veloce. Quindi vuol dire che c'è pochissimo degrado della gomma. È attaccatissimo però Russell, ragazzi. È attaccatissimo. Purtroppo queste, guardate qua, tre zone di RS, raga. Tre, guardate come accorcia. Tre zone di RS. Niente, porca miseria. È ancora danneggiata l'ala a me, Quanto tempo ci mettono per aprirla, per ripararla, porca miseria. Sti scappati di casa della Ferrari. Anche questa è zona di RS. Attivo l'ERS per resistere. 9 decimi. Dai, Verstappen, dai fastidio a Russell, porca miseria. Se gli dai fastidio almeno un pochettino, forse riesci a farmi un favore. Dai, hai 3 zone di RS. Russell, però Russell ha DRS, quindi diventa fatico anche, cioè diventa faticoso anche per Max. Rallentano quelli davanti, doppio settore verde ancora. Ma sta gomma va, Mamma mia, se basta gomma, doppio settore verde. La gomma va e come? Ancora un problema di RS, quindi sto vedendo se riesco a prendere... Addio, largo qui, largo. Ok, ho perso qualcosa qua, Più di un qualcosa, forse. Attivo l'ERS, raga, 1,9 dal Tsunoda. 1,9 dal Tsunoda, si è aperta adesso la finestra. Ok, bisogna vedere i tempi, raga, finché faccio... Oddio, attenzione, perché loro rallentano tantissimo. Perché proprio un sorpasso Tsunoda, quindi forse c'è stato uno scontro. Però purtroppo non ho DRS, non posso spalancare l'ala. Incredibile, ragazzi, incredibile. Verde, settore verde, attenzione.
dentro, contatto, se solo avessi gli RS qui. Se solo avessi gli RS qui, porca misera, spalanca l'ala e su Noda. Però tutta quanta la scia, anche senza DRS, ma senza DRS non passo. Senza DRS non passo, raga, sono troppo lento. Sono troppo lento, sono troppo lento, attenzione qui. Attenzione qui, se riesco ad andare dentro, dai, aggiustate adesso sto DRS, per favore. Dai, intanto, ma porca miseria. Volevo vedere se Verstappen era passato. Attenzione, scoda un po' Hamilton, scoda un po' Hamilton che perde qualcosina. Attenzione qua che loro fermano presto, qui devo alzare un po' il piede prima. Piano, 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 piano. Ancora DRS rotto, raga. Ancora il DRS rotto, incredibile. Incredibile, incredibile, incredibile. Attenzione qua che mi confondete con tutte ste linee, porca miseria. Piano, 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 piano. Dai, aggiustare sto DRS, porca miseria. Spalanca l'ala Hamilton, io non posso spalancare l'ala. E dietro c'è Russell che sta arrivando. C'è anche Verstappen, signori, che sta arrivando. Attenzione qua la frenata. Tocchino al cordolo, via. Aggiustatevi sto cavolo di DRS. Adesso mi innervosisco, porca miseria. Adesso mi innervosisco. È ancora rotto, lo vedete? No, non lo vedete perché c'è la webcam. Ancora rotto il DRS, attenzione dentro. Dentro, oddio, bloccaggio. Bloccaggio, porca di quella miseria. Bloccaggio di Tsunoda. Ho fatto un doppio sorpasso più regolare di così non si può. Porca miseria, mi sono infilato, ragazzi, senza neanche sapere dove e come. Però l'ho fatto, raga, l'ho fatto. Doppio sorpasso, doppio sorpasso. Non lo volevo fare. Porca miseria, non lo volevo fare, l'ho frenato tardi. E poi, mamma mia, sono avuto un bloccaggio. Pazzesco, raga, pazzesco, pazzesco. Doppio sorpasso effettuato comunque anche senza DRS. GM7 è il migliore, GM7 è il migliore di tutti. Però stiamo attenti perché devo assolutamente cercare di togliere DRS al suo Noda. Sta letteralmente volando GM7. Ora non entro, ora non entro perché questa gomma sta funzionando tanto. Non me l'aspettavo, Eppure nella gara sprint ho avuto un piccolo crollo. E invece qui stiamo ancora volando con un primo settore verde, un secondo rosso, un terzo rosso. Però ci sta perché ho sbagliato qualcosina io. E poi perché ho fatto quel sorpasso a Stolopiteco. Concentrati qui, piano, piano, piano. Attenzione perché accade qualcosa, accade qualcosa dietro. Occhio, occhio, occhio perché Tsunoda si fa vedere, Si fa vedere Tsunoda prende tutta quanta la scia. Attenzione qui, mi attacca, mi attacca, mi attacca, mi attacca. Vediamo se ha funzionato la strategia. Ho DRS? Ho DRS? No, 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 no. No, porca miseria, si è aggiustato, raga, si è aggiustato. Ho DRS adesso, si è aggiustato, si è aggiustato. Ok, volevo fare tipo la strategia che aveva fatto Sainz su Perez, ovvero quella di frenare un po' prima per prendere DRS lì che c'è la linea. Però va bene così. Adesso il DRS funziona. Adesso il DRS funziona. Devo solo capire se mi conviene entrare adesso. E quindi non lo so, non lo so. E fare un undercut incredibile. Oppure boh. Però se la gomma rossa è durata 10 giri, vuol dire che la gomma media ne può durare 15. Quindi ragazzi, penso che la scuderia abbia ragione e penso che questa gara si possa concludere con gomma media. 7 decimi qui ha tenuto tutto quanto l'erso che ho ottenuto. Stiamo letteralmente volando, ragazzi, con questa gomma. Letteralmente volando. Rimetto la gomma media qui. Quindi se ci fermiamo adesso è con gomma media. Se ci fermiamo adesso. Piano, piano, piano. 9 decimi, ragazzi, 9 decimi. Ho dimenticato l'erso attivo. Vabbè, adesso lo lascio attivo. 1.4, 1.5. Si danno fastidio, ragazzi. Si danno fastidio. Si danno fastidio. C'è ancora un settore verde. Mamma mia, ma sta gomma, raga, è incredibile. Cioè, degrado gomma pari a zero qua della Ferrari. Mamma mia. È vero che ho utilizzato l'ERS, però porca di quella vacca. Vediamo il secondo settore. Perché qui possiamo anche allungare tantissimo qua, Cioè, sarebbe comunque buono fare un bel undercut. Però, cioè, la macchina veramente oggi è una bestia, come ha detto Leclerc un po' di tempo fa. È una bestia, una bestia. Mamma mia. Nel settore rosso, vabbè, ci sta, ci sta, ci sta. Ok, 17% di ERS, possiamo gestirla qua, devo solo decidere che cosa fare, porca miseria. Perché se questa gomma qui è durata così tanto, la gomma media potrebbe durare. Io direi di andare in box adesso, ragazzi. Prossimo giro si va in box, giro veloce 1.73, ho fatto 1.77. È entrato adesso Leclerc, anche box per Verstappen. Ma what? Era partito con gomma bianca Verstappen. E va in box adesso, allora vado in box anche io. Attenzione perché, come i box sono pieni? Che senso i box sono pieni? Ma che vuol dire i box sono pieni? Ma cosa vuol dire? Ma non è mai successo. Ma perché nella vita reale i box sono pieni? Non può entrare. Ma come? Ma perché? Ma non ho mai visto una cosa del genere. In che senso non posso rientrare? Scusami. Ma perché? Attenzione qua, ho frenato un po' tardi. Invece no, l'ho fatta bene. Ma come non posso rientrare? Vediamo. Possiamo? Ok, box allora, box. Ah, porca di quella miseria, qui i box sono pieni.
Mannaggia la vacca indiana, mannaggia. Ma che vuol dire? È vero che si è fermato Leclerc, ma quanto dura sto pit stop di Leclerc? Porca miseria. Essa attivo, ragazzi, vediamo tutto quello che abbiamo adesso. Dopo settore rosso, box adesso per GP7, box. Rientriamo, questa gara si può portare a casa, però bisogna essere bravi e bisogna fare un secondo stint molto buono. Box anche per Tsunoda, qua non c'è nessun undercut. Ora sono curioso di vedere che gomma mettono, perché se qualcuno mette la gomma bianca perde tantissimo. Perez ha messo gomma bianca, per me non funziona la gomma bianca. Gomma bianca anche per Hamilton, gomma media per Tsunoda, gomma bianca per Hamilton, abbiamo detto. E davanti c'è Russell con gomma rossa che non si è ancora fermato. Russell è un pazzo furioso, raga, perché si è fermato Hamilton. Attenzione perché sta arrivando Verstappen con gomma media, funziona la gomma media, ragazzi, funziona. Funziona la gomma media. Vediamo dove esce Hamilton dietro con gomma bianca. 2.5. Poi c'è 14 secondi avanti Russell. Ok, che si fermerà adesso di sicuro. Ok, per me questa è la scelta giusta, Bisogna solo stare attenti dietro perché c'è Hamilton attaccato. No, però è lì. 2.1. Su ruota ha perso tantissimo. 4 secondi. Ok, dovrei recuperare anche tantissimo su... come si chiama? Su Russell in questo momento. Anche se non ci interessa, però comunque... è un dato che va verificato perché sta facendo tantissimi giri con gomma rossa. Una gomma rossa che ha veramente funzionato benissimo, Mamma mia, GG. Box per Russell. Attivo un po' di airs qui, ma credo che non sia necessario. Ce lo teniamo per un possibile attacco di Hamilton, che arriverà, ragazzi, perché secondo me arriverà. Russell va molto molto dietro. Va dietro anche Tsunoda. 2-2, ragazzi, 2-2 Hamilton. Giro veloce per Verstappen con gomma che supera. No, è ancora dietro e potrebbero darsi fastidio, Potrebbero darsi fastidio. Questa potrebbe essere una cosa molto molto buona per noi. Però no, 2 secondi Hamilton. Stanno arrivando, ragazzi. Stanno arrivando Hamilton e Verstappen. Stanno arrivando, 1.8, stanno arrivando. E io sono molto 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 preoccupato. Cerco di tenermi il DRS. Cerco di rimandare il più possibile. Scusami, l'ERS volevo dire. Cerco di rimandare il più possibile l'arrivo, perché se mi arrivano poi con il DRS mi pigliano. Piccolo errore di qualcuno, ragazzi. Guardate i tempi. Si alzano di botto. Verstappen passa. Errore di Hamilton. Passa Verstappen e questo ci favorisce. Questo ci aiuta. 3-5. Guardate come si alzano i tempi. Stanno lottando. Stanno lottando, ragazzi. Stanno lottando dietro. Incredibile. Verde. Primo settore verde per GM7, che vuole anche il giro veloce. Attenzione qui, un po' largo. Ok, non è qui che si fa il giro veloce. Mamma mia, ragazzi, guardate lì. 4 secondi adesso e questo ci aiuta, perché secondo me loro ne hanno di più di noi. Hamilton ci stava raggiungendo, Per un attimo ho visto il delta a 1.7. Per un attimo. Poi hanno avuto un contatto, o comunque si sono superati a vicenda un paio di volte, e adesso siamo tornati a 4 secondi e 8. Bene, ragazzi, bene. Funziona nel secondo settore per GM7. Attenzione perché possiamo strappare il giro veloce. Attivo l'ERS, ragazzi, attivo l'ERS. Non so perché ho fatto un funzione nel secondo settore, però stiamo letteralmente volando. La gomma media funziona tantissimo. E voglio assolutamente prendermi il giro veloce. Sergeante è fuori, attenzione, ragazzi, attenzione. No, vi prego, no. Giro veloce per GM7, 1.06, ragazzi. 1.06 per GM7, quasi un tempo da qualifica. Ragazzi, occhio a Sergeante, Occhio a Sergeante, perché praticamente in mezzo alla pista potrebbe essere safety car o bandiera rossa. Attenzione, porca miseria. Attenzione, raga, non ci vuole, Non ci voleva proprio, cioè non c'è bandiera gialla qui, ragazzi. Bandiera gialla qui. Vediamo se è vero Sergeante. Dov'è Sergeante? A sinistra. Sergeante è lì, ragazzi. Questa è almeno safety car. Questa è almeno safety car, signori. Bandiera verde per me, ovviamente. Questa è almeno safety car. E per fortuna, tra virgolette, che questo gioco è fatto male. Ho visto che anche molti altri si sono lamentati, perché io seguo tanti youtuber che portano Formula 1, perché voglio imparare, no? Poi mi piace anche guardarla. Cioè, mi piace anche guardare i video. Funziona il secondo settore per GM7, che continua a migliorarsi. Possiamo forse abbassare ancora di più il tempo, anche se ho fatto un rosso nel primo settore. E stavo dicendo, ho visto che molti si sono lamentati, perché questo doveva essere per forza safety car, almeno virtual safety car. Per forza, raga, per forza. Abbassiamo ancora il tempo? Non lo abbassiamo di 2 decimi, più o meno 2-3 decimi. Però sono contento perché sto spingendo tantissimo. C'ho un buon feeling con la macchina. 5-7, raga, da Verstappen. Gomme all'8%. Guardate, veramente oggi degrado gomma straordinario. Veramente, sono proprio contento. Abbiamo fatto una gara strepitosa. Stiamo facendo una gara strepitosa. Mi dispiace solo per quel sorpasso che ho fatto. Intanto è ancora lì Sergeante, no? L'hanno tolto, non so come, ma è arrivato Goku che l'ha tolto, ok.
E mi dispiace solo per quel sorpasso un po' bruttino che ho fatto, perché non, cioè, non l'ho fatto apposta, ho frenato tardi, poi ci siamo un attimo scontrati e poi sul rimbalzo sono riuscito a superarlo, ecco, un po' bruttino quel sorpasso, però alla fine la gara è stata veramente positiva. Guardate quanto stiamo allungando da Verstappen e Hamilton. Sono veramente contento, anche perché il degrado gomma oggi è stato veramente veramente buono. Abbiamo allungato tantissimo lo stint con gomma rossa, avete visto? Cioè non me l'aspettavo, continuavo a fare settori verdi al settimo ottavo giro con gomma rossa. E di solito non accade questo, di solito quando cioè di solito al settimo ottavo giro con gomma rossa stiamo già perdendo tanto. E invece adesso stavamo guadagnando addirittura, quindi sono veramente contento. Anche la gomma media per me sta funzionando alla grande. Per me tutti quelli che hanno messo gomma bianca hanno sbagliato. In questo caso avevo ragione la scuderia. E quindi sono contento. Ragazzi, oddio, che succede? Si è scaricato il joystick, ma non è ovviamente il joystick. Non è il volante. Si è scaricato il joystick quell'altro. Ok, mamma mia, che paura. 6.3, signori. Qui bisogna gestire sperando di non beccare bandiera rossa o safety car. Mancano ancora 7 giri. Ho l'erso quasi al 100% e voglio provare a migliorare ulteriormente il giro veloce. Non so se ce la faccio, però mi sento confident. Quindi utilizzerò l'erso per tutto quanto il giro. Vediamo se riesco a migliorarlo, perché i tempi stanno calando ovviamente con l'usura della gomma. Però mi sento confident, quindi secondo me ci sono i presupposti per migliorare questo giro. Vediamo se ce la faccio. Queste cose poi servono anche a me per migliorare, no? E per spingermi oltre i limiti possibili, i limiti del Super Saiyan. Verde nel primo settore, ragazzi, verde nel primo settore. Ah, un po' largo qui, forse l'ho trovata qui. Attivo l'ERS. Di solito il secondo settore lo faccio veramente molto 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 bene, Quindi vediamo se riusciamo a replicare la nostra miglior prestazione, oppure magari fare un altro verde, o perché no addirittura fare un fucsia. Piano qui, piano. Utilizzo l'ERS anche in uscita 30%. Sto consumando tantissimo l'ERS qui, forse era meglio tenerlo per il rettilineo finale. Non lo so, utilizzo anche un po' di ERS qui ancora. Ok, fucsia nel secondo settore, ragazzi. Fucsia nel secondo settore per GM7 ancora qui, ancora un po' uno spruzzo di ERS, 15%. Utilizzavo tutto, ragazzi, ho tutto l'ERS utilizzato, tutto quanto l'ERS utilizzato. Vediamo se riesco a scendere ancora. Ho fatto un tempo clamoroso, però lo voglio ulteriormente abbassare, perché GM7 è un cannibale. E vediamo un po' cosa facciamo. No! Non ci miglioriamo. Non ci miglioriamo nonostante un verde e un fucsia. Perché ho sbagliato il terzo settore. Ho consumato tutto l'ERS nel terzo settore. Niente, ragazzi, ho provato. Queste cose alla fine, ve l'ho detto, servono per migliorare, spingerci oltre i limiti. Anche se non era necessario, no? Perché il giro veloce è già nostro. Però ci stava, no? Ci stava a provarci. Ci stava. Sono stra contento. La cosa che mi fa sorridere, no? È che siamo con la stessa difficoltà di quando praticamente siamo arrivati ventesimi. Quando siamo arrivati ventesimi, no? A, non mi ricordo dove, a Jeddah mi sembra, in Arabia Saudita, no? Sì, siamo arrivati tipo 19esimi, 18esimi. La cosa divertente è che eravamo a difficoltà 82 in gara, con 86 in qualifica. E invece adesso, guardate qua, abbiamo dato 7 secondi ad Hamilton, 16 secondi a Verstappen, con difficoltà 82. Quindi qualcuno di voi magari potrà dire: Giuse, però potreste anche giocare a difficoltà 90. Raga, perché cambia da pista a pista. Cambia da pista a pista. Super. GM7 vince il Gran Premio. Sono tutto sudato, porca miseria, ogni volta che faccio un video però del giorno Pierino Gasly, bravo. Sono tutto sudato ma contento. Grande vittoria, ragazzi, grande vittoria, gestita alla grande. Siamo stati anche molto molto fortunati, molto bravi. Abbiamo fatto veramente veramente bene, sono contento. Peccato per la sprint, ecco, nella sprint potevo fare di più. Invece nella gara ci siamo proprio espressi al massimo. Abbiamo dato tutto quello che avevamo. E poi la gara si è messa bene, ripeto, la gara si è messa veramente veramente bene, perché Hamilton era attaccato, ci stava prendendo, poi ha avuto quella diatriba con Verstappen e sono scivolati poi a 5-6 secondi. Bene, ragazzi, bene, complimenti, secondo posto per Hamilton, terzo posto per Verstappen. Peccato perché Tsunoda era terzo fino all'ultimo giro, poi evidentemente ha subito un sorpasso da Super Max alla fine. Bene, signori, bene, vince ancora GM7 e, signori, questo è un campionato veramente straordinario. Chiudiamo vedendo la classifica.
classifica. Eccola la classifica, signori, perché siamo davanti a Leclerc con 144 punti, 10 punti di stacco da Verstappen, poi c'è Hamilton a 149, Leclerc a 142, c'è anche Russell a 135, se c'è Perez a 115, c'è pure un Super Tsunoda a 95. Signori, è un campionato veramente straordinario, uno dei più belli che io abbia mai fatto. Stiamo giocando veramente bene in quest'ultimo periodo, abbiamo vinto 2 gare nelle ultime 3, sono veramente veramente contento. Adesso andiamo a Silverstone, un altro circuito veramente molto molto bello che mi piace. Dobbiamo fare bene, signori, dobbiamo continuare a fare bene, ovviamente sempre questa difficoltà, 86 per le qualifiche, 82 per la gara, non l'abbiamo praticamente mai toccata la difficoltà e abbiamo visto proprio che abbiamo avuto degli alti e bassi, no? 19esimi, 18esimi, anche se eravamo secondi, quinti, secondi, terzi, quinti, primi, quindi sono anche contento perché stiamo comunque trovando una sorta di equilibrio con la stessa difficoltà. Quindi se magari dovessimo vincere questo campionato, che cosa possiamo fare? Nella terza stagione possiamo fare, al posto di 86 in qualifica mettiamo 88 e poi in gara al posto di 82 possiamo mettere 84, quindi possiamo andare step dopo step, capito? Non si può cambiare difficoltà secondo me dopo una gara, anche perché, ultima cosa velocissima, poi chiudo perché sto video sta durando un'eternità, io ho letto molti commenti, no? Di persone che mi hanno detto, dopo la vittoria in Bahrain, ok? Giusto, alza la difficoltà, Giuse, alza. E così. Invece poi dopo che è successo? E in Arabia Saudita, stessa identica difficoltà, Giuse, basta. Quindi ecco, praticamente è così in base a come va il risultato. Ecco, quindi non possiamo stare lì a smanettare, a zara, cioè non si capisce niente. Restiamo così. Come va, restiamo così e poi vediamo quello che viene fuori, ok? Io vi saluto e vi ringrazio, signori, grazie mille per il supporto, grazie mille per tutto, ci vediamo direttamente domani, mi raccomando, ore 19:30, nuovo video a Silverstone, grandissima gara, signori, lì a casa di Hamilton e non solo. Grazie per il supporto, grazie per tutto, ci vediamo domani, qui da GM7 è tutto, bella!